Questo è il vero lato oscuro di Ed Westwick, il Chuck Bass di Gossip Girl. Dopo essere stato accusato da una prima presunta vittima, ne spunta un'altra. Anche lei denuncia su Facebook di essere stata abusata da Westwick sempre nel 2014. Anche lei racconta che tutto sarebbe successo durante una festa a casa sua. L'attrice in quell'occasione lo confessa al suo allora fidanzato Mark Selling, attore di Glee, che però anziché sostenerla non le crede e subito la scarica. L'attore poi verrà accusato di pornografia e si toglierà la vita, ma questa è un'altra storia. Ed Westwick nel mentre viene accusato dalla sua terza presunta vittima, Rachel Eck, che dichiara di essere stata aggredita sessualmente dall'attore di Gossip Girl la notte prima degli Oscar del 2014, che racconta di essere stata invitata in questo hotel di Hollywood da questo produttore e che le avrebbe presentato in quell'occasione Westwick, che sarebbe stato per tutta la sera parecchio molesto con lei. Poi si fa avanti la sua quarta e ultima presunta vittima, che denuncia contro di lui, ma qualcosa di ancora più terrificante di tutte le altre.